Vangelo che oggi la liturgia ci propone parla di una generazione malvagia che chiede un segno, ma questo segno non le viene dato. E la parola che, anzi, l'espressione che oggi per oggi ho scelto è "ed ecco qui". Perché chiediamo un nuovo segno, altri segni? Forse perché quello che abbiamo non ci basta. E allora io mi sono chiesta perché abbiamo bisogno di altri segnali. E è come se siamo eternamente insoddisfatti, però forse il cuore sta in quel ciò che abbiamo. Siamo così sicuri di essere consapevoli di quello che già possediamo, di quello che ci è stato dato. È come se siamo immersi in una società dei consumi che ci ha consumato la vista. Anzi, forse è meglio dire che siamo presbiti e allo stesso tempo ipermetrici. La prima caratteristica è quella di coloro che sono anziani ed è una patologia che emerge per un uso della vista molto intenso e prolungato per diversi anni. Ma mi sono accorta che questa patologia non colpisce solo una generazione adulta, ma anche noi giovani. E perché non riusciamo a guardare ciò che ci sta vicino, ciò che ci è più prossimo? Perché siamo ipermetrici. Ovvero abbiamo uno sguardo verso ciò che ci sta lontano, verso ciò che è esotico. E questo sguardo verso ciò che non ci appartiene è proprio dato dal fatto che siamo ciechi verso ciò che ci sta vicino. Riprendo ora quelle due parole che ho scelto per oggi. Ed ecco qui. Quell'ecco può essere un po' collegato al senso della vista, perché sottintende un manifestarsi, un'evidenza e quindi un accorgersi. Ma questo ecco è preceduto da un ed, che indica appunto una continuità, l'esistenza di qualcosa che è da sempre e anche per sempre. Quindi un accorgersi di qualcosa che è eterno. E poi c'è quel qui, che mi piace collegarlo al senso del tatto, perché indica la specificità di un luogo, la concretezza di un luogo particolare, fisico, tangibile, che è qui e non è là, che è prossimo, che è vicino, indica una vicinanza. E quindi in questo tempo di Quaresima che cosa siamo chiamati? Di che cosa dobbiamo accorgerci? Di quale segno? E mi piace pensare che il segno più prossimo è il segno della croce. Una croce che è via e mezzo attraverso cui il Figlio dell'uomo, il Figlio di Dio, ci ha amato e ci insegna oggi ad amare. Un amore che ci consuma, un amore che dà la vita. Quale amore più grande di questo? Quale segno più grande di questo ancora oggi dobbiamo chiedere?